Cari amici di Itinerari Agroalimentare d'Italia, benvenuti per una nuova puntata. Che bella questa estate, dove siamo? Siamo in Basilicata, siamo in una splendida struttura a pochissimi chilometri. Da dove? Non ve lo dico. Siamo a pochissimi chilometri da tantissime belle località, però io vado a presentarvi questa perla, la cosiddetta città di Orazio Flacco. Siamo a Venosa, guardate che simpatica signorina, tra poco ve la presento qui vicino a me. Siamo in una splendida struttura ricettiva, poi il mio amico qui ci farà degustare le sue specialità. Siamo nell'hotel ricevimenti Venusia, nel cuore di Venosa, questa incantevole località. Benvenuti a questa nuova puntata, sempre più click, sempre più numerosi. Vado subito a presentarvi i nostri ospiti e poi naturalmente un caro saluto alla nostra presentatrice sempre più gettonata, Lidia La Vecchia. Faccio un bel sorriso, un saluto. Un saluto a tutti i nostri amici di Itinerari Agroalimentare d'Italia. Perfetto, grazie Lidia. Vado subito a presentare gli ospiti. Spazio al noblesse oblige, dice, andiamo subito. Parlo con la maître di sala qui dell'hotel Stagimenti Venusia, qui a Venusa, questa splendida località della Basilicata in provincia di Potenza, Milena Bruno. Buonasera, grazie. Allora Milena, presentaci questa tua struttura. Allora, siamo qui a Venusa nell'hotel, ristorante, sala ricevimenti, meeting, pizzeria, in questo centro relax, piscina qui alle mie spalle, Venusia. Abbiamo 36 camere dotate di ogni comfort, TV, wifi gratuito, bagno in camera, aria condizionata. Poi abbiamo uno splendido ristorante dove la nostra specialità è la cucina a base di pesce. Peraltro il nostro chef stasera vi presenterà dei piatti particolari. Sia a base di pesce, perché prevalentemente noi lavoriamo con il pesce fresco, e anche a base di carne, prodotti tipici venosini. Milena, mi stai già facendo venire l'acquolino in bocca. E questa gentissima mia come si chiama? Teresa. Naturalmente collaboratrice di sala, un bello staff. Milena, io ora in questo momento mi ha incuriosito su tutti i servizi, ma io devo andare anche alla parte gastronomica. E naturalmente qui alla mia destra vado a presentare lo chef, si chiama? Ortolino Antonio. Antonio Ortolino, che già nei giorni scorsi mi ha deliziato con alcune specialità di mare veramente eccellenti, veramente bravo. Stasera cosa presenteremo, Ortolino? Io ho fatto dello stoccafisso, uno che poi vediamo, ve li spiego meglio. Ho fatto un primo, un purè di fave con cicorietta selvatica e una gran seula al nero di seppia. Già mi stai facendo da quello in bocca, ma io passo subito il microfono a Lidia La Vecchia, che presenterà l'altro ospite e ti seguirà in cucina. A te Lidia. Amici di Itinerari Agroalimentari d'Italia, buonasera, siamo qui con l'aiuto chef Michele Minerva. Bene, buonasera Michele. Seguiamo lo chef Antonio Ortolino, che adesso ci mostrerà in cucina alcune delle sue maggiori specialità. Amici di Itinerari Agroalimentari d'Italia, siamo qui con lo chef Antonio Ortolino, che ci presenterà alcune delle sue specialità gastronomiche. Antonio, vedo che hai preparato dei piatti molto particolari, ad esempio partiamo con un primo. Sì, partiamo con un primo, e questo è un primo alla gran seola, con una pasta al nero di seppia e poi con fior di zucca e zafferano per dargli un po' di colore alla pasta. Benissimo. I prodotti che hai utilizzato per preparare questo splendido piatto sono prodotti tipici, sono prodotti locali?
Sono, allora, la gran seola è un prodotto tipico che fa nei nostri mari, può anche fare nei nostri mari. Poi ci abbiamo dello stoccafisso. Sì, vediamo quindi per quanto riguarda invece i secondi, continuiamo sempre con il pesce. Cosa ci hai preparato qui? Questo vedo dei bei colori, sì. Anche. Questo è uno stoccafisso fritto con peperone crusco, che quello là poi viene sbriciolato e messo, benissimo, messo sopra. E in alternativa ho fatto un altro stoccafisso. Sempre alla, un secondo? Sempre un secondo, alla livornese, giusto per cambiare. Benissimo. E come lo hai preparato? Quali sono i prodotti che hai utilizzato? Il prodotto è olio d'oliva, sale, olio, pepe e basta. Un po' di pomodorino, prezzemolo. Benissimo. Prodotti sempre freschi, ovviamente. Certo, sì. Stoccafisso è fresco, la gran seula è freschissimo. Ci abbiamo anche un altro crudo, se vogliamo lo possiamo anche far vedere. La gran seula. Prodotto fresco, vivo. Ora si muove, come potete vedere, amici. Quindi prodotti freschissimi e genuini. Sì. Qui invece abbiamo un'altra specialità. Qua ci abbiamo una pignata, come usavano le nostre mamme o le nostre nonne, no? Certo. E facevano il purè di fave con cicorietta selvatica. È un piatto antichissimo questo qua. E noi lo riproduciamo con questo tipo di tegame di pane. Quindi viene servito così a tavola? Sì, benissimo. Così, e gli diamo la forma della pignata di tanto tempo fa. Di una volta, quindi non solo buonissimo ma anche bellissimo da vedere, amici. Concludiamo invece in dolcezza con questo dessert. Cosa ci hai preparato? Questo è un dessert al caffè. Bene. Preparato sempre da me. È una cosa semplice e basta. Per concludere, come dicevamo appunto, il pranzo o la cena, amici, che volete appunto trascorrere qui all'hotel Sala Ricevimenti Ristorante Venusia. Grazie mille allo chef. Grazie a lei. Grazie all'aiuto chef. Grazie a lei. Grazie amici di averci seguiti. Cari amici, ben ritrovati dai fornelli dello chef con la nostra splendida Lidia La Vecchia. Ritorniamo naturalmente qui in questa oasi di verde, in questa location con questa splendida piscina, sempre insieme alla nostra amica il maître Milena Bruno. Milena, siamo in chiusura di trasmissione. Tra poco ci metteremo a tavola, te lo devo dirti, perché anche il nostro molto gruppo... Piacere. Sempre gentilissimi, un'oasi di tranquillità e di benessere qui al Venusia, ma soprattutto per i nostri amici all'ascolto, cara Milena, ci sono delle offerte interessanti per individuali, per famiglie e tour operator. Dove li possiamo andare a vedere? Allora, abbiamo una serie di pacchetti a seconda delle esigenze degli ospiti, di 2 giorni, 3 giorni, un giorno solo, passaggio solamente, quindi solo pranzo. Tutto questo lo potete vedere sul nostro sito www.hotelvenusia.it, oppure potete contattarci direttamente, parlare con me direttamente allo 0972 32 362. Vi aspettiamo e non mancate! Sempre simpatica la nostra Milena Bruna con il suo staff. Saluto l'aiuto chef, saluto la collaboratrice di sala, saluto il grande chef. Nome e cognome? Antonio Ortolino. Antonio Ortolino, vi posso garantire, signori, fa dei piatti eccezionali. Un caro saluto infine dalla nostra Lidia La Vecchia. Un saluto a tutti i nostri cari amici di Itinerari Agroalimentari d'Italia. Alla prossima. Ciao a tutti amici e arrivederci alla prossima puntata. Ciao.